bellissimo, eccezionale. Io sono un palermitano trapiantato a Bari e vengo a Palermo per godermi l'oasi e la spiaggia più bella del mondo. Però forse anche un effetto del cambiamento climatico. Siamo a novembre e qui c'è gente in spiaggia come se fosse luglio. Ma per me va benissimo, magari si prolungasse ancora per qualche mese. Dopo tanti anni che sono qua non ho mai lavorato questo periodo, devo essere sincero. È un caldo anomalo, si sa, però buon per noi e per i bagnanti. C'è tanta gente. Sì, sì, ancora è presto, comunque tra un po' di gente insomma verrà. Vite ragazzi, acqua! Palermo tutto è possibile, si sa, quindi l'estate continua e noi ne approfittiamo, perché no? Adesso faccio il bagno in questo novembre favoloso che entra domani, si può dire, no? Dopodomani. Vengo ogni anno qui al mare e ne dirò di più. Il giorno del mio compleanno, che è il 12 di novembre, io ho sempre fatto il bagno. A meno che non piove o non c'è mare. Se c'è bel tempo, siamo ancora in estate. L'importante è che non cambia, che non spezza, che non viene freddo, vento, brutto tempo, pioggia, ma se c'è il sole, è vero, è qui che va a fare il bagno. Cambio climatico, ci stiamo tropicalizzando in un certo senso, però qui ancora, credo che in Sicilia ancora siamo nella regola, diciamo, è normale tutto questo. In effetti è una cosa eccezionale, sì, sì. Sono con i nipotini che vengono da Bologna, quindi hanno lasciato un po' il clima umido, più freddo, e non gli sembra vero di poter essere a mare. Ricordo anni fa, sino a novembre, c'è stata qualche giornata di calda. Poi io amo il mare, quindi appena posso ci corro. Me l'hanno raccontato, lo vedevo alla televisione, non ci credevo, invece sono qua. Ha fatto il bagno? Assolutamente, ma non è ancora finita. Sembra estate oggi. È estate, mi sa, ma siamo al 29 ottobre, incredibile. Siamo al 29 di ottobre, io fin da piccolo venivo qua in questi periodi e trovavo già un clima bene o male così. Oggi proprio è spettacolare, cioè ci troviamo a ottobre, è come se fosse estate, acqua stupenda e via. Poi rispetto al nord, dove abito da parecchi anni, sicuramente qui si può definire estate. È una grandissima sorpresa, una meraviglia che ci godiamo per questo poco tempo che abbiamo a disposizione per le vacanze. Da un lato è una cosa che ci godiamo in pieno, dall'altro un po' fa riflettere insomma sul problema del surriscaldamento terrestre, su tanti problemi che riguardano l'ambiente.